L'amministrazione comunale di Teramo ha voluto dare sin da subito, dai primi giorni di luglio, la dimostrazione che era pronta a ripartire su tutto quanto il fronte dell'istruzione. Per questo quest'anno abbiamo deciso di attivare i centri estivi, così come previsto dalla normativa. Abbiamo deciso di dare una risposta concreta alle famiglie dopo mesi di lockdown per far sì che quel progetto, quel percorso educativo che avevano avviato i nostri ragazzi non fosse vanificato, interrotto in maniera così brusca, drammatica, così come era stato con il lockdown. Per questo in tre strutture comunali, le tre che non sono interessate da lavori di messa in sicurezza che abbiamo avviato con chi si occupa dell'edilizia scolastica, abbiamo deciso di avviare questi centri estivi che hanno accolto 40 bambini, i quali hanno avuto la possibilità quindi di tornare a frequentare i loro coetanei, di poter tornare a vivere una normalità e di poter verificare con mano loro e le loro famiglie come l'amministrazione avesse già messo in campo tutte le misure per far sì che poi a settembre possa ripartire nella maniera più ordinata e ordinaria possibile tutto quanto quello che è il servizio educativo, tutti quelli che sono i nidi e i servizi ad essi connessi, e quindi per dimostrare che l'amministrazione c'è, è in campo ed è pronta a dare risposte.